sì, veramente io volevo concentrarmi un po' adesso su questo discorso del tempo. Del tempo sempre in relazione alla scrittura. Tu, in due punti, due tesi differenti, che però si richiamano, secondo me, parli in una di stabile divenire e nell'altra di mobile fissità. Lo stabile divenire è del tempo delle promesse, forse, del tempo che era stabile, non si potevano ignorare i giorni perché c'erano delle promesse che andavano per forza mantenute, almeno questa è stata, era tutto come già previsto, tutto doveva accadere e sarebbe accaduto. Poi quasi d'improvviso ci si accorge che non è così, che bisogna appunto tagliare, che bisogna... che c'è dell'altro, che ci si incontra appunto su dell'altro. E però poi nella carta si trova questa fissità mobile. E mi è piaciuta molto questo simbolo mentalmente che c'è e che secondo me caratterizza abbastanza sia la tua scrittura che io credo, almeno da quello che ho letto, il rapporto che si crea con il tempo e con la realtà, con un tempo che è tra i tempi, anche qui, anche in questa poesia, un tempo che è passato, che è anche presente e che è anche futuro. Potessi, cioè, per esempio, ritornano molti potessi. Ecco, questo mi interessava, anche magari il riferimento a Nabokov, che tu introduci così, questo random. Sì, come dicevo prima, appunto, recuperare una volta, tagliare e ricucire qualcosa che riguarda il nostro passato, ma che è sempre ovviamente collegato con una dimensione temporale che appunto, come la chiama Nabokov, questa tessitura. In realtà non è Nabokov, ma è un personaggio, il libro di Nabokov, che è Ada, bambino, che scrive questo trattato sulla tessitura del tempo e dice appunto che la nostra memoria è un insieme di associazioni casuali, di immagini che possono essere assaggiate ogni volta secondo logiche nascoste. E a questo proposito mi viene in mente la Frante Nemosine di Abby Warburg. Lui aveva questa concezione della storia dell'arte, ha rivoluzionato la concezione della storia dell'arte perché diceva ci sono delle forme che emergono nel corso della storia, ma che sotterraneamente vivono sempre in deposito e semplicemente le vediamo riemergere, ma non sono mai sparite. E questo per me è fondamentale, e anche nella scrittura, anche ad esempio quando si parla di, spesso mi hanno chiesto quali sono i tuoi maestri, no? Questa domanda è sempre bellissima e terribile perché siamo per fare già la temo. Perché ci sono ovviamente, non possono non esserci, però non si sa mai bene perché chi e sono, come ma chi sono, sì, possiamo sì ovviamente nel senso che si mischiano talmente che non sai più definire bene, non sai più differenziarli bene e non sono, soprattutto non sono solo poeti. Non sono solo poeti, ma possono essere veramente moltissime cose diverse e forse moltissime anche opere diverse, non solo delle, appunto, delle identità autoriali specifiche. E quali opere diverse hai influenzato allora? Lui non si sa fare così. No, se ti
viene in mente, insomma, magari qualche riferimento che può, certo, in maniera più specifica magari che un poeta o una poetessa, sì, 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 può aver influenzato il tuo modo di essere anche, oltre che di scrivere, perché quelle cose sono, sono collegate, insomma. Beh, per questa opera nello specifico, perché appunto legata a un momento specifico in cui sono riemerse determinate forme, posso dire che sicuramente c'è stata la libellula di Mario Rosselli, che avevo sentito per la prima volta. Io non conoscevo Mario Rosselli, molti anni fa l'avevo sentita leggere da Rosario Russo ed era stata, mi si era aperta una piega, insomma. E a questo però sono aggiunte altre cose. Io penso che ci sia molto anche di Montale, che è un mio amore adolescenziale, che ho letto moltissimo e poi l'ho lasciato lì, però sei rimescolata, in qualche modo torna. E affiora, sì, di quello. Sì, sì. E poi tutto il teatro che vedo continuamente, ecco, mi contamina, ovviamente. Io volevo un attimo parlare, che la libellula mi ha fatto venire in mente sempre il rapporto a poi questo discorso di ossimori che si muovono, il rapporto tra peso e leggerezza della tua scrittura, sì, anche in relazione a quello precedente di fissità e movimento, sì, perché è interessante, molto particolare, soprattutto perché o se messo in relazione, io credo, ha una poesia, se possiamo chiamarla, poi parleremo anche di questo personalmente, femminile. Sviluppiamo. Allora, la questione della leggerezza mi è molto cara perché penso che sia l'unico modo, chiamiamolo quello della leggerezza, di veicolare qualcosa di invece molto pesante. E quando tu fai riferimento a quella mobile fissità, mi torna di nuovo la questione vocale. Ovviamente la voce è ciò che mette in moto la scrittura, che può mettere in moto la scrittura, ed è qualcosa che è palpabile, non lascia residui. In questo senso la scrittura può essere una mobile fissità, è qualcosa che sta lì, che è il residuo invece, e che invece quasi è di nuovo rimessa in moto, vibrare attraverso la vibrazione del corpo vocale. E quei testi piccoli piccoli, sì, che ci sono, che intervallano in basso, cioè come quasi affondati. Sì, come dei precipitati, davvero. In qualche modo sono le vere sezioni, si inseriscono in dei punti specifici e tagliano di nuovo, sono tra parentesi, quindi sono proprio come se fossero incastonati, e per me erano dei segnali di ok, qui si risale di nuovo, no? Si torna sempre questa immagine di momenti in cui riemerge, affiora qualcosa per poi di nuovo trovare magari appunto in queste dei pesi esatto, rappresentati da questi frammenti, tra parentesi, che poi danno la possibilità di un rilancio ancora verso la sua. Sembra quasi un respiro. Che si vede poi nella scrittura, anche più in piccolo, nella poesia singola, c'è una certa armonia in tutta la scrittura. Sì, per la scrittura in fondo è questo, no? È mettere
appunto lasciare un segno, un'incisione, un peso che, da cui poi di nuovo potersi sollevare. È come se avessimo bisogno ogni volta, di quando si scrive, di lasciare una cosa lì. Volevo poi riprendere, ripartire un attimo dal titolo, da questa richiesta di risposta, domanda di risposta, che presuppone un'alterità, presuppone un'altra persona, un qualcun altro, che in alcune poesie esce ed emerge in maniera più esplicita come un tu, come a volte, come una terza persona delle altre, con cui il soggetto si relaziona. E mi ero segnata dei passi che mi sembravano significativi per questo discorso. Quando tu dici: arriva con mani spiegate, con mani di ancora, la vedo che getta, progetta, sorella, si intreccia, galleggia, si slaccia. È a un punto esatto che arriva, al contrario della tua stanza senza centro. Ed è questo altro che segna una chiarissima strada, poi scompare, mentre mi dici: io non la vedo, non parlo di niente, di cose di niente. Quindi mi chiedevo questo tuo rapporto appunto con l'altro da sé. Mm-hmm. Sì, la questione del tu che torna molto spesso, viene chiamato in causa, riguarda appunto il rapporto con qualcun altro, con l'altro, con dei mondi differenti. E in questo caso, ma spesso viene fuori la questione della sorellanza, come se ogni volta che ci rapportassimo a qualcun altro, intrecciassimo questo rapporto di sorellanza, fratellanza, che però non è mai veramente completo. E questi modi possono tracciare delle direzioni che possiamo per un tratto della nostra esistenza seguire, ma non sono mai davvero le nostre direzioni, che si compongono invece di direzioni sempre differenti.